Ciao ragazzi, buona serata. Sì, buona serata perché il video lo faccio oggi, che è il 22, andrà in onda domani, sabato 23. Ma fortunatamente abbiamo ricominciato a camminare, piccoli gruppi da 3-4 persone, teniamo le distanze, ma si va a camminare. Vi presento oggi una cara amica con la quale ho... C'è un bel progetto, ne parleremo, ma lei ha un gran bel progetto. Si chiama Moira, è una pedagogista ed è una life coach. Bene, la potrete vedere, la potrete anche seguire perché ci sarà anche qualcosa di operativo. E quindi, buona visione, grazie Enzo che sei sempre pronto a mettere in onda il tutto come l'abbiamo fatto per questi 2 mesi scorsi. Buon lavoro con Moira, comunque di Moira trovate anche tutti poi i vari riferimenti per poterla anche contattare e vi troverete molto bene, molto brava anche lei come tutte le altre persone che su questa piattaforma, professionisti medici, stanno partecipando. Ciao ragazzi, buon sabato, lo vedete domani che è sabato, buon weekend, ciao, fermi lì. Non ero più abituato a ricordarvelo, bevete acqua, ciao ragazzi. Ciao a tutti, mando questo video su richiesta di Gigi del Nordic Walking e mi presento, sono Moira, sono una pedagogista, una mamma di 2 bimbi e una life coach. Oggi mi piacerebbe raccontarvi tutto quello che faccio, ma il video durerebbe tantissimo e non voglio annoiarvi, quindi inizio dal life coaching. Ho scelto di essere una coach perché mi piace tantissimo allearmi con le persone che decidono di fare un percorso di trasformazione e di cambiamento. Oggi vi volevo proporre una semplice attività creativa perché diciamo che io metto in atto la mia professionalità attraverso anche la mia creatività e quindi vi chiedo di seguirmi se vi piace quello che propongo anche sulla mia pagina Facebook, sul mio canale YouTube e sul mio sito www.moiraminuri.com. Però ora iniziamo con l'attività creativa che può essere fatta sia dagli adulti che dai bambini. Ecco a voi come iniziare. Bene, eccoci qua con il nostro materiale. Abbiamo i pastelli a cera. Mi raccomando, preparate anche il nero. Io qua ne ho pochini, potete avere anche tutti gli altri colori. Uno stuzzicadente, le forbici, un foglio bianco che poi potrete ritagliare. Io adesso ho scelto di ritagliare un piccolo quadrato, ma ognuno di voi può ritagliare la forma che più gli piace. Potete posizionare la forma come desiderate, scegliete una musica che vi piace, che vi emoziona soprattutto, e quando la musica inizia potete iniziare a colorare, a riempire lo spazio della forma che avete ritagliato. Come volete. L'unica indicazione è quella di non lasciare spazi bianchi. Se volete il bianco, lo fate con il colore bianco, colore pastello a cera bianco. Mentre colorate, pensate
alle cose che vi rendono felici. Per ogni forma, per ogni colore, per ogni anche disegno che fate, io sto scegliendo di farlo astratto, ma voi potete essere anche bravissime a disegnare e scegliete di disegnare dei simboli, delle immagini. Proiettatevi e focalizzate l'attenzione sulle cose che vi rendono felici. Sulle persone che vi rendono felici, sui progetti che avete nel cassetto o che state realizzando che vi rendono felici. Ascoltate anche la vostra intuizione rispetto alla scelta degli colori e delle forme, di come creare un'armonia tra tutte le parti. Ecco, questo è quello che è nato. Ognuno di voi avrà il suo. Lo guardate, lo osservate e decidete se dare un'altra forma. Io per esempio scelgo di togliere gli angoli. Ora questo piccolo disegno che abbiamo creato attraverso l'esperienza creativa rappresenta il nostro mondo di desideri, di ciò che ci rende felici e di progetti. Adesso passiamo alla seconda fase con il nero. Lo copriamo tutto, calcando forte, e nel farlo spegnete la musica e pensate appunto a tutto ciò che di oscuro o di negativo vi è capitato nella vita. O che capita a tutti, come per esempio questa pandemia. Provate anche ad ascoltare cosa vi suscita questa azione. Ecco. Io sotto avevo calcato anche molto e quindi è difficile cancellare il mio mondo sottostante di felicità e di progetti. Però penso che il nero sopra si veda. Ancora una volta osservate il vostro mondo coperto da questa ombra nera. Prendete lo stuzzicadente e decidete come incidere, come trasformare questo buio alla luce di quello che c'è sotto. Quindi incidete creativamente, liberamente, quello che volete sul vostro foglio. Ognuno può dare libero spazio alla propria creatività e al proprio sentire. Ecco quello che è nato, un nuovo disegno con un significato nuovo,
dato dalla somma. Nel mondo di felicità, di desideri, e anche dato grazie all'ombra che è stata messa sopra. A voi le riflessioni e il parallelismo con la vita di tutti i giorni. Ora che abbiamo finito questa esperienza creativa insieme, vi invito a riflettere su quali pensieri, quali vissuti, quali emozioni avete provato mentre svolgevate questa attività e quali domande sono nate. E perché no, potete iniziare a scriverle su un taccuino, un diario, un quaderno, e può essere l'inizio di una scrittura di crescita personale, di evoluzione. Può essere anche l'inizio di un percorso di coaching. A presto, ciao!